Non si va oltre lo 0-0 alla Bellucci tra Aianese e Lentigione, uno degli anticipi della 22esima giornata del campionato di Serie D. Partita finita a reti inviolate, neroverdi che hanno avuto molte più occasioni rispetto agli ospiti, ma che non sono state sfruttate. La squadra di Ciccio Baiano conquista comunque un punto importante per la classifica, adesso a quota 33 in un momento non proprio così positivo. L'Aianese si è trovata davanti a sé una squadra che fin dai primi minuti si è dimostrata propositiva, concedendo poco a padroni di casa che comunque si sono procurati diverse chance per sbloccare il risultato. Ma a volte la retroguardia del Lentigione, altre volte la poca precisione e a volte anche un po' di sfortuna non hanno consentito ai neroverdi di trovare il gol. Questo nel primo tempo, terminato 0-0, con l'occasione forse migliore della partita, quella con Mariani, che si è presentato in area e non è riuscito a servire bene Mirval. Ma nemmeno nella ripresa è cambiato il punteggio. A partire più agguerrita è stata la squadra ospite, in avanti con Foasi, Muro e Rossi, con uno Spurio però sempre pronto a rispondere presente quando chiamato in causa. Sul finale è cresciuto un po' il ritmo, con un Aianese che ha tentato il tutto per tutto, ma non è successo più niente. Alla fine la sfida si è chiusa con un pareggio, divisione della posta in palio, senza particolari emozioni. Non abbiamo concretizzato, e più delle volte quando non fai gol bene che va pareggio. Abbiamo affrontato una squadra forte, questo lo sapevamo, costruita per vincere, poi ha avuto delle difficoltà, ma la qualità rimane. Noi siamo stati umili, abbiamo rispettato molto questo avversario e ci siamo presentati 2-3 volte per fare gol, non ci siamo riusciti, come detto di prima, però... Sono contento per l'approccio, per la concretezza che ha avuto la squadra, è stata sempre in partita, ha fatto quello che doveva fare, contenere la qualità di questa squadra e quando ha avuto la possibilità ha messo in grosse difficoltà. Qualcuno forse non lo sa, ma glielo ricordo io, avevamo 6 quote in campo, di cui 3 2004. Non è un periodo felice, perché facciamo un po' più fatica a fare gol, ma a questo punto è importante perché ritengo che l'abbiamo fatto contro una grandissima squadra.